Vi faccio vedere il Fatto Quotidiano, Lega si indaga su Calderoli, soldi e partiti, legge fantasma, perché non si sa quando sarà presentata. Questo è il discorso. Vedete già come Calderoli fa vedere, sì, Calderoli, il Fatto Quotidiano tratta con una vignetta la vicenda della legge sui rimborsi elettorali. Ci sono tre magna magna, i tre magna magna sono Alfano, Casini e Bersani, rimborsi elettorali, uno per tutti e tutti per uno, come i tre moschettieri. Viva la crisi, dice sempre il Fatto Quotidiano, 134 milioni a 50 manager, ecco, con i bilanci rosso si aumentano la paga, spese dei piccoli azionisti, la classe dirigente economica costa più della politica. E poi Fornero, ultima beffa, gli esodati sono 65 mila. È arrivato il momento di andare a trovare i nostri amici di Caterpillar AM. Buongiorno. Buongiorno direttore, beh, ha visto, allora abbiamo risolto il problema degli esodati, basta, è finita, non c'è più nessuna preoccupazione, sono solo 65.000. Anche perché, direttore, i quotidiani non lo specificano, ma se uno va a vedere il comunicato del Ministero del Lavoro, parla dei salvaguardati. Per cui, Quindi loro in basta. effetti, quelli di cui sono preoccupati erano 65.000, per cui i conti tornano, sono Anche quelli che 65.000. oggi vanno a Roma, c'è la manifestazione, gli esodati, i mobilitati, li abbiamo sentiti alla radio che in pullman stavano scendendo verso Roma. E beh, che problema c'è? E il ministro ha detto che sono solo 65.000, i fondi per quei 65.000 ci sono, arriveranno, basta. Ma poi l'INPS, cosa ne sa? Cosa ne sa Cosa l'INPS, che ha ne sa? detto che sono quanti? 130.000. 130.000, È ma cosa andato a ne può vedere mai le sapere? posizioni, quelle che hanno lasciato nel 2011, è andato a controllare. Cosa ne sa il direttore Vabbè, generale Ardemani. No, dell'INPS, questo no? è un caso veramente Cosa, agghiacciante, che perché competenza ha, no? cosa Cioè ne la saprà gente, mai? No, ma cosa ne al sa di di pensioni? là Questo è il allora. classico qualunquismo No, il italiano. fatto è, no, Certo. intanto è Brava non Benedetta. si riescono intanto mai ad avere i dati precisi su dei problemi fondamentali. Poi è tutta, allora, alcuni sono mobilitati, quindi è gente a cui è capitata tra capo e collo una crisi aziendale, eccetera. Ma molti, è gente che ha pianificato in base ai Sì. dati che aveva a disposizione in quel momento un progetto di vita Certo. e adesso gli si cambiano ovviamente le carte in tavola. Questo però è una vecchia Aiutarli. abitudine italiana. Ardemagni, lei ha letto sicuramente che a un certo punto, per vantare le bonifiche pure importanti che il fascismo fece, il Duce si spostava di posto in posto e c'erano le mucche che passavano, l'agricoltura tranquilla. Certo. Quando una realtà non si può risolvere, non esiste, basta cancellarla, il problema non c'è. È No. risolto. No. Però questa cosa dicevano tutti che era la caratteristica Dei politici. del governo Berlusconi, poi in particolare, no? Questo Ah. mascheramento, nascondimento della realtà, un Lo uso so. disinvolto dei numeri. Noi da una professoressa universitaria ci saremmo aspettati almeno una maggiore correttezza linguistica, quantomeno. Cioè, se il E no. direttore generale dell'INPS mercoledì alla Camera dà dei dati e dà dei numeri, il problema te lo devi porre, non è No, ma, che ma cioè, insomma. se, insomma, tu sottolinei questo aspetto, io sottolineo anche quello dell'aspetto della prevedibilità. Cioè, giustamente gli imprenditori dicono: noi non investiamo, cioè, non c'erano gli investimenti in Italia perché è un paese imprevedibile, non Sì, sai la giustizia come va a finire, certo. non sai le leggi, non riesci a Certo. pianificare, non ci sono le infrastrutture. Ma questo capita per le imprese, ma anche questi lavoratori, questi Anche gli cittadini. ex lavoratori. Esattamente, avevano fatto una previsione, avevano detto: io arrivo Avevano fin fatto qua, degli avevano accordi. fatto degli Ce l'ha accordi, ricordato il. avevano accettato degli accordi Avevano in base a dei accettato degli dati. accordi, esattamente. Avevano Allora accettato qui, chissà qual è è ancora un po' degli peggio, non è accordi. solo una previsione fatta da delle persone Esatto. sulla base di delle norme Quindi, aleatorie, c'erano degli ma accordi. certo, ma chissà qual è la cosa che ancora di più fa arrabbiare. E sono quelle cose per cui si dice: vabbè, adesso a giugno troveremo la soluzione, poi tireremo fuori i soldi per un tot di questo. Allora, a giugno, fra mese. No, C'è più che gente altro. che non può stare un mese senza stipendio. Ma come si fa a Certo. pensare che le persone No. possano stare 9 mesi? Dice: no, questo qua per 9 mesi è in mobilità, poi non prende la mobilità, poi fra 9 mesi gli arriva la Ma pensione. Ma come fra 9 mesi? Ma la gente come mangia per 9 mesi? sì, ma questo poi la dice lunga sul perché i lavoratori e i sindacati si mobilitano quando si parla di appunto flessibilità in uscita, perché uno si tiene questo lavoro sporco Ah, che c'è, brutto, cioè, come volete, perché non ci si può fidare. E questo è, non ci si Sì. fida perché quando tu sei fuori nessuno si ricorda più di te. Questo è un Ma sì. segnale devastante.
Devastante. Terribile. Devastante. Tra l'altro, a proposito di non fidarsi, il Eccolo qua, topolino, è tornato. non è a caso, il topolino era quella proposta, quella bozza concordata da Bersani, Alfano e Casini, Sui costi non della di politica. tagliare i rimborsi, però di Eccolo qua. renderli più trasparenti, eccetera, eccetera. E uno si sveglia la Ma ne, mattina, ne, apre i giornali e cosa non legge c'è sul più neanche il Corriere topolino, della Sera? via, Nemmeno il via, topolino, il gatto via, via. se l'è mangiato! Miam! Ma non c'è più neanche quello, Non c'è ma io più non lo neanche il so. Pareva topolino. brutto, solo un topolino dalla Certo, montagna. perché E prima uno hanno detto, dice. vabbè, non tagliamo i soldi, ma applichiamo delle regole severissime di trasparenza, di correttezza nei bilanci, eccetera. Via! Via tutto! Tutto. E questa Guardate. cosa, i partiti non la capiscono, ma sta arrivando quell'onda che ieri ci Dove c'è l'onda? Non sommergeva. c'è più onda. Bisogna Via. stare molto attenti a quella cosa, Guardate, direttore. io credo che alla fine, diciamo, le differenze fra i tre partiti che sostengono il governo verranno fuori, ma la tendenza di ieri e dell'altro ieri, a fin di bene, mettiamoci insieme per dare un segnale, è pericolosissima per noi, perché tra poco diranno che distruggiamo il paese, siamo per l'antipolitica. Noi naturalmente soltanto, diciamo, recepiamo quello che è la sensazione di grandissimo numero di italiani, insomma, non potete fare una riforma mantenendo la quantità dei fondi immutata, e forse bisognerebbe anche cambiare il meccanismo, perché a questi partiti, voglio dire, ci sono una serie di cose da chiarire, Certo. però rischiamo di essere noi i capri espiatori, bisogna stare attenti alla legge sulle intercettazioni, perché ci sta tutto. In vista del 2013 un attacco alla stampa e ai giornalisti di tipo normalizzatorio, no? Perché quando, Certo. appunto, perché il problema è quello che diceva Benedetta prima, non solo Berlusconi, le élite nel nostro paese hanno una storia di intrecci molto forte, anche questa storia dell'antipolitica che parte anche dal fatto che la borghesia ha sempre avuto un atteggiamento di schifo nei confronti della politica, la faceva fare a qualcuno, diceva vabbè che volete, abbiamo bisogno della Democrazia Cristiana, dall'altra parte c'è il PC, che volete, no? E Craxi, vabbè un po', però lo subiamo, no? E questo tipo di elite sono fra loro fortemente intrecciate e hanno una tendenza a star sopra la realtà italiana. L'Italia non ha avuto il tempo di costruire un rapporto fra società civile e Stato che hanno avuto altri paesi come la Francia, non ha istituzioni come quelle della Quinta Repubblica. Quindi il rischio di un'operazione veramente gattopardesca. Che Chiaro. poi pone la questione, ma chi è che rompe? Cioè, voglio dire, se sentivo una persona molto per bene come la Rosy Bindi che diceva Sì. basta, così fate il gioco di tecnocrati e di populisti. Io direi che è l'accordo Alfano-Bersani-Casini che fa il gioco di Fa il gioco di tecnocrati e tecnocrati. populisti, Bravo. però vedrete che Assolutamente. saremo noi a fare il gioco di tecnocrati e No, populisti, anche se non siamo né populisti né tantomeno tecnici. Né tecnocrati. No, certamente, certamente. Per quanto qualcuno vedendo la raffinatezza della nostra grafica 3D Eh beh, possa certo, sospettare che in è realtà vero, è noi vero. siamo, La tecnica al partiamo da potere. questa Poi oggi, sofisticazione. ecco, oggi abbiamo poi sentito, ahimè, troppo brevemente, uno di questi appunto liberisti No, che Ardemagni, no, Ardemagni, no, basta, scusi, il no. nostro spirito No, keynesiano, aspetti, no. lasciamolo parlare, però usiamo le parole come lui Come lui si è stesso vuole definito. essere Certo. presentato, Alessandro De Nicola, presidente della Adam Smith Society, Society, esatto. che si è autodefinito Sado sadoliberista, era una voluta sprezzatura. Cioè, allora, qualche giorno fa il ministro Giada ha rilasciato un'importante intervista alla stampa in cui diceva che la spending review non servono altri tagli alla spesa perché c'è già stato molto, ma basta contenerla. Ovviamente subito ha gettato un guanto di sfida in campo liberista. Lì non solo Giannino, Boldrin che avevano già in qualche modo disegnato dove si poteva tagliare. Anche ovviamente Alesina e Giavazzi, però senza scendere nel dettaglio, e ieri anche Bisin e De Nicola hanno risposto a Giada Giarda. indicando: guarda, si può tagliare qui, anche la Rai, tra le varie cose. Oggi abbiamo sentito appunto De Nicola che ci ha illustrato una serie di tagli ragionevoli che si possono fare.
Ma non per regalare... Io ho qualche dubbio, Ardemagni, no, diciamo, io ho qualche dubbio su questi tagli. Perché Nicola, per Nicola... ridurre le tasse, certo. Sì, no, poi è giusto ridurre le tasse, però per esempio io non toccherei la sanità. Non toccherei la scuola pubblica. Cosa vuol dire non toccare? Non toccherei... Se, se lo stesso spazzolino del... No, quello sono d'accordo. In una regione costa il quadruplo dell'altra, sì, vuol dire che c'è il magna magna. Ardemagni ha ragione, però se uno scienziato di chiara fama che si occupa per esempio di tumori vuole tornare in Italia, gliela diamo una cattedra a questo... all'onore del mondo, sì o no, ritroviamo i fondi per finanziargli la ricerca, dopodiché è chiaro che c'è uno spreco sanitario intollerabile con cui bisogna tagliare. Sentite, che cosa è secondo voi Travaglio, tecnico o populista? Tutte e due. E poi, sa essere populista quando serve. Populista, populista, tecnocrate di destra, no? No, cioè, immagino di tutto. Sì. Vi posso leggere tutto. La parte finale? Dica. Io che sono così, sono un irregolare. L'ho apprezzato molto. Sono un irregolare, come sapete, no? Non ho... Certo. Allora, e mi diverto molto, naturalmente. Vi leggo la parte finale dell'articolo di Marco Travaglio. Sul Fatto Quotidiano. Una volta piazzati gli ultimi titoli di Stato a maggio, il governo rischia di girare a vuoto per i successivi 10 mesi. Lo diciamo da qualche tempo anche noi, facendo ciò che Monti dice di aborrire, tirare a campare di Andreottiana a memoria. Se è così, tanto vale sciogliere le Camere, dice Travaglio, tra un mese e votare in autunno. Spetta a Monti dimostrare che non è così, inventandosi uno o due mission forti, anche lui parla... in inglese, mission tecnico. Forti che giustifichino la sua sopravvivenza fino all'anno prossimo. Presenti in Parlamento, prendere o lasciare, senza concordarle con nessuno, una legge che cancelli la Gasparri e disinfesti la RAI dai partiti e un pacchetto di norme contro la criminalità finanziaria. Se avrà i voti, avrà reso un servizio al Paese. Se non li avrà e cadrà, darà comunque degna sepoltura ai partiti cadavere e sarà comunque un bel modo di morire per una giusta causa, risparmiandosi e risparmiandoci un anno di inutile agonia. No, certo. A chi serve il governo Monti? Marco Travaglio, se la prima del Fatto Quotidiano, grazie di averlo letto, assolutamente, grazie. Proprio, No, però l'accusa di continuismo, cioè dopo la riforma delle pensioni, quell'accusa che viene fatta a Monti è di essersi avvitato su un continuismo con le vecchie amministrazioni, allora a quel punto rivogliamo i politici. Ha tirato i remi in barca. Se non fai il tecnico che va dritto allo scopo e sembra ultimamente che si sia rallentato molto, a quel punto tanto vale un governo scelto dai... Ma io ve l'ho detto, lui non può toccare la RAI, è come la criptonite per Superman. Monti si avvicina alla RAI, eccolo qua, guarda, Monti si avvicina alla RAI, boom! Allora, viene, capito? Allora, io dico viene, noi siamo non ce la fa. Allora, se dobbiamo toccare la RAI, iniziamo con Solibello è pronto a mettere qui sul piatto il proprio posto di lavoro. Filippo Solibello. Certo, anche il suo Ardemagni, veniamo dai nostri. Facciamo un esempio, iniziamo da Solibello, noi siamo disponibili a muovere anche qualcosa, non tutto ovviamente, bisogna partire da qualcuno. Certo. Chiaramente, però certo, è così, attenzione. IVA, cioè. Siamo più di così, ormai non ci possono tagliare. Siamo già tagliati. Allora. Sul piatto dell'arrosto con la mela in bocca. Esatto. Per cui... Vabbè, ma si può tagliare, per esempio, si può tagliare questa testata, si può tagliare Rai News, perché capisci? Rai News, certo. Sai, noi abbiamo, più di così, scusi, noi abbiamo un vice direttore che è andato via 3 anni fa e non è stato ancora sostituito, 1 o 2 anni fa e non è stato ancora sostituito, un altro 2 anni fa e non è stato ancora sostituito. Poi abbiamo uno studio senza cameraman, che ha solo 3 siete l'unica tecnici, televisione che non ha cameraman, che ha solo tecnici polivalenti. Peccato che per un'altra All News, Rai Sport 1, ci sia il regista, ci sia l'assistente, ci sia l'operatore. No, però, quindi voglio dire, allora per esempio, perché... se tagliamo forse risparmiamo, no? Cioè voglio dire, direttore, però stia attento, se ne va a cercare cosa parla di tecnici polivalenti, già lo sanno tutti che è un tecnocrate populista, adesso proprio, cioè adesso così, pure tecnico polivalente, ma io il regista come figura professionale non la considero obsoleta, l'operatore non lo considero obsoleto, sono perché queste figure, comprese quelle dei giornalisti, si ridiscutano, perché non possono diventare rigidità, sono d'accordo con Ardemagni su questo, no? Cioè io faccio questo e non posso fare deliberazione. Voi invece siete voi ormai voglio dire addirittura con quella grafica, cioè voi vi rendete conto che rubate il servizio ai grafici? No, ma tutti questi cartoncini sono pagati direttamente da Cinzia Perché Poli. Perché noi siamo tecnocrati, populisti, burocrati e anche crumiri. E autocrati soprattutto. Crumiri, esatto. E poi c'è Cinzia, no? Cinzia, e poi c'è la Cinzia Poli, eccola qua. L'abbiamo evocata e arriva. Sempre con noi. Eccomi.
Paolo Bosusco, liberato dai maoisti, è felice di lasciare la foresta indiana per tornare nei bei boschi della Valsusa. Poi, con calma, qualcuno glielo dice. Grazie, grazie. Ma poi, Cinzia, sei proprio un'attrice, perché oltre a farle le vignette, le interpreti, eh? Eh sì. Straordinario, grazie. Allora, saluto dopo la pubblicità. Arrivederci, direttore. Elena Scotoni. Sai, dopo che rientra, almeno 2 giorni, teniamola. Poi la mettiamo in punizione. Allora, pubblicità.